Toscana TV Motori, nono appuntamento, il più cordiale benvenuto a tutti gli amici sportivi. Cambiando un po' la consuetudine della nostra scaletta, inizieremo con un ospite in studio anziché con un servizio. L'ospite è Tobia Cavallini, un noto rallista che è giunto terzo assoluto al recente rally dell'Elba, primo dei Toscani. Dopodiché andremo al cartodromo di Castelnuovo Berardenga, vicino Siena, tutti lo conosciamo, per il Rally Italia Talent che ha tagliato il traguardo della finale. Ci riferirà il nostro Gianfranco Di Gennaro. Altro emisfero, parleremo della mitica Parigi-Dakar. Lo faremo, parleremo anche di altro, lo faremo con Stefano Sinibaldi, già valente navigatore e poi bravissimo pilota, originario di Piombino. Non mancherà il punto di Alessandro Bugelli, col quale divagheremo su tanti argomenti. Non ci sarà Correvoce, Gabriele Michi è sui campi di gara, siamo un po' tutti alternativamente in giro, Gabriele Michi quest'oggi dunque non c'è, ci invierà prossimamente delle corrispondenze e tornerà da studio a partire dalla seconda metà di maggio. Avremo poi naturalmente il prestigioso blocco dei servizi ACI, avremo la fascinosa Camucia Cortona, basta il nome, di nuovo parleremo del Rally dell'Elba, che per il fatto di essere tornato tricolore ha veramente avuto un grande successo in questa edizione 2016, quindi karting da Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia e per finire Formula 2, l'Italian Trophy. Non ci resta che partire. E come avevamo annunciato, ecco con noi Tobia Cavallini. Buonasera Tobia. Buonasera a tutti. 2 anni sabbatici, Tobia è tornato alla grande nel campo agonistico con un terzo splendido posto al Rally dell'Isola d'Elba edizione 2016, primo dei Toscani. Vogliamo partire da lì o partiamo dall'anno sabbatico? Beh, diciamo intanto sono un paio gli anni sabbatici, nei quali abbiamo solo partecipato al Rally di Monza e al Rally Legend, che sono due eventi diciamo spot abbastanza più show che gare vere e proprie, soprattutto Monza, la Legend magari si percorre anche qualche prova speciale. Infatti ti interrompo un attimo per dirti che molti mi hanno chiesto: ma cerca di sapere un po' di più di queste partecipazioni al Legend, ma soprattutto al Monza. Beh, il Monza secondo me è un grandissimo evento che catalizza tantissimo pubblico, vuoi perché partecipano personaggi di altri sport e anche dello spettacolo, da Valentino Rossi a magari, non so, Cremonini per citarne qualcuno, anche altri motociclisti, Cairoli, eccetera. Diventa una kermesse. Esatto, per cui esatto, essendo una kermesse, di fatto, come dire, porta tanta gente, tanto pubblico trasversale, quindi si svolge poi tutto dentro l'autodromo, per cui è facile da vedere, da raggiungere, si possono avvicinare i piloti, quindi è uno spettacolo che è un format soprattutto che funziona molto. Ecco, ecco appunto, però a parte questi due eventi, diciamo che eravamo nel periodo sabbatico, dopodiché la voglia di tornare. Ma sì, diciamo, la voglia c'è sempre stata, non c'erano i presupposti, adesso si sono concretizzati e quindi siamo ripartiti nel campionato italiano WRC, dove abbiamo corso da poco all'Elba e dove la settimana prossima parteciperemo al Mille Miglia. Corriamo con la Fiesta WRC della Tamauto, gommata Pirelli. Ecco, Mille Miglia, come dire, dal significato che non dobbiamo nemmeno qui sottolineare, insomma. Quanto è importante? Beh sì, la gara è una gara straordinaria che mi pare quest'anno faccia 40 anni a livello di rally Mille Miglia, e per cui insomma sicuramente un'edizione molto importante. Le prove speciali sono bellissime, molto, molto tecniche, ma allo stesso tempo veloci, con un asfalto mediamente abrasivo. È una gara nella quale in passato ho anche fatto risultati importanti, adesso sono 6 anni che non la corro, però insomma sicuramente dovrei essere più a mio agio rispetto all'Elba, che era una gara che non conoscevo. Ma torniamo per un attimo all'Elba, perché è stata una bellissima performance, terzo, parliamo dei tuoi rivali, di Porro, di Riolo e di tutto l'andamento della gara. Beh, diciamo che per noi era appunto il rientro, l'obiettivo era quello sicuramente di fare bene, ma di farlo per gradi.
abbiamo faticato un attimo all'inizio per riprendere il ritmo, conoscere soprattutto i pneumatici, perché questo nuovo pneumatico FIA io non l'avevo mai utilizzato, e poi soprattutto nell'ottica del nuovo regolamento che ti permette di usare 10 gomme in tutta la gara, devi essere, soprattutto nelle gare di 2 giorni come era l'Elba, devi essere molto attento alla gestione, perché nel primo giorno la gara era asciutta, nel secondo avrebbe dovuto piovere, per cui dovevamo gestire appunto i pneumatici. È arrivata la sera, con l'abbassamento della temperatura, non aveva un pneumatico troppo duro, abbiamo faticato un po'. Quindi siete tornati in una stagione con nuovi regolamenti, un po' a 360 gradi. Sì, diciamo, per me di fatto era la conoscenza del pneumatico abbinata a una scarsa attività che ovviamente non mi ha permesso di esprimere al massimo. L'obiettivo era appunto di crescere per gradi, cosa che abbiamo fatto, soprattutto per quanto riguarda il conoscere la vettura e di nuovo appunto il pneumatico in quei fondi così insidiosi come erano all'Elba. Nella realtà la seconda tappa a posizioni un po' consolidate, noi abbiamo cercato solo di far test senza complicarsi la vita, ecco. Vogliamo ricordare il tuo navigatore? Sì, Sauro Fannocchia è un esperto, un professionista incredibile, insomma, che ha una storia molto importante, avendo corso da ufficiale Martini e avendo vinto anche il Rally Sanremo da ufficiale con la Lancia nel 92, mi pare, sì. L'auto l'abbiamo detta, la scuderia? Il team è la Tamauto, un team che conosco bene, con la quale ho avuto in passato anche bellissime soddisfazioni. Siamo tutti belli motivati per cercare di far bene al mille miglia e continuare sulla falsariga appunto dell'Elba, magari migliorandosi. Certo è che in ottica campionato è importantissimo marcare sempre punti importanti, magari sacrificando la prestazione rispetto appunto ai punti, ecco. E allargandoci un po' come veduta nel tempo, quali sono i tuoi progetti? Beh, diciamo che appunto l'obiettivo è il campionato italiano WRC, parlando agonisticamente, mentre poi professionalmente io lavoro per una scuola di pilotaggio che si chiama Speed Control, per la quale mi occupo anche della parte commerciale, quindi rapporti con le case. Noi lavoriamo principalmente per Toyota e Lexus. Ecco, questo sono, tuo... sì, sono sempre in giro per questa mia appunto attività, che è sempre nel settore dell'automotive. È proprio il tuo essere PR in qualche modo, i contatti, le cose. Io ti vedo così, ti conosco da qualche anno. Sì. È proprio nel tuo. Il nostro Tobia, naturalmente, come prima passione ha quella del motorsport, ma è anche molto legato al ciclismo, anche allo stesso calcio in un qualche modo. Io ho partecipato indirettamente, in quel caso come cronista, ad alcuni eventi molto importanti con la nazionale ciclisti, nazionale cantanti e via dicendo. Ti ricordi Lamporecchio? Dove eravamo? Sì, diciamo, sono molto appassionato di ciclismo, tant'è che il povero e caro amico Franco Ballerini iniziò con me a correre in macchina. Purtroppo è successo quel grave incidente che si è fatto perdere veramente un personaggio e un amico incredibile. Allora per 3 anni abbiamo fatto una partita a pallone di beneficenza in suo onore, dove mi sono incartato. Devolvere, sì, esatto. Dovevamo il ricavato in beneficenza. Fosse devoluto a. Esatto. E quindi in più di un'occasione, insomma, abbiamo fatto anche cose abbastanza carine. In una, mi pare, appunto, la RAI fece servizio. Sì. Senti, niente, con molta carne al fuoco, direi, per un'attività che torna importante e piena per te. Sogni nel cassetto, l'abbiamo detto. E secondo te dove sta andando il nostro rallismo in generale? Beh, sai, il rallismo è uno sport straordinario, fatto di gente che ha tanta passione e che però ovviamente si sta adeguando ai tempi, alle tecnologie, e di fatto chiaramente perde un po' di fascino rispetto ai rally di una volta e allo spirito di avventura che c'era. Quelli una eroici, volta. Vuoi dire? Esatto. Di fatto però tutto sta cambiando e sta evolvendo, il meglio in peggio non lo so, però purtroppo i tempi... I toscani.
Beh, i toscani, vabbè, abbiamo il toscano più longevo e forte dell'universo conosciuto e non, perché di fatto Paolo Andreucci, insomma, è ancora assolutamente leader indiscusso del realismo italiano e non solo. Ho sentito dire che probabilmente correrà il mondiale in Sardegna con una World Rally Car, credo che più di qualcuno, insomma, lo farà soffrire. Si considera che sia Lucca, con tutto il suo territorio, la capitale toscana del motorsport. L'Empolese, tu sei di Empoli, invece cosa dà? Vale, sicuramente tanti ciclisti. Esatto, sì, è molto, il motorsport è molto meno sentito, anche se chiaramente di fatto dove abito io siamo vicini alla provincia di Pistoia, per cui il paese di Lamporecchio Larciano, dove insomma lì invece i motori sono, insieme anche al ciclismo e al calcio, però insomma sono molto molto più sentiti, e l'Empolese francamente molto meno, ecco. Senti, abbiamo parlato di progetti, ma qui facciamo un salto. Sogni. Beh, francamente io adesso ho un'età in cui i sogni di carriera sono finiti. Età, vediamo un po', è del 1973. Esatto, quindi sono vecchio. Se pensiamo a Andreucci sono giovane. Se pensiamo a Andreucci sono giovane, però insomma diciamo che il mio obiettivo è, come ho sempre fatto, correre e impegnarmi in maniera molto professionale. L'obiettivo è quello sicuramente di far bene il campionato italiano WRC, per cui il mio sogno sarebbe quello di concretizzarlo, però insomma bisogna vedere anche se gli altri sono d'accordo e se noi ce lo meriteremo. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Tobia è sempre un grande comunicatore, una grande simpatia e ha delle grandissime qualità di pilota, come abbiamo visto, non solo. Grazie Tobia e alla prossima occasione. Grazie a voi, buona serata. Gran finale a Siena per Rally Italia Talent. Articolato su più tappe regionali, questo singolare evento che permette di esaudire il sogno di correre in un rally spendendo l'incredibile cifra di soli 35 euro, ovvero la tassa di iscrizione, quest'anno ha quasi raddoppiato i numeri della scorsa edizione, con 5.385 iscritti, oltre 34.000 spettatori e più di 15.000 giri di pista. Per Renzo Magnani, ex pilota e ideatore di Rally Italia Talent, queste cifre confermano la grande passione per i rally in primis e o la volontà degli appassionati verso uno sport di nicchia, ma sempre abbordabile nonostante il perdurare della crisi economica. I rally infatti sono il giusto connubio tra sogno, volontà e realtà, poiché permettono di poter entrare nell'automobilismo da competizione senza investire ingenti capitali attraverso campionati collaudati o trofei di marca. Un'idea che ben si sposa con la filosofia di Karl Abarth, che voleva offrire agli appassionati auto competitive ma con costi alla portata di tutti. Iniziato nel primo weekend di gennaio in Sicilia a Pergusa, il Rally Italia Talent 2016 ha fatto tappe preliminari in Sardegna, addirittura con la neve, all'autodromo di Mores, in provincia di Sassari. Poi altre tappe in Toscana, Piemonte, Abruzzo, Puglia e Lombardia. A fine marzo le semifinali e la finale unica poi ad aprile in prova unica nel Senese, nel cartodromo di Castelnuovo Berardenga, dove si sono svolte quattro distinte e diverse prove di guida davanti a circa 15.000 spettatori. 60 i finalisti, formati da 30 piloti e 30 navigatori, a bordo di performanti Abarth 595 competizione da 180 cavalli, messi a disposizione dal marchio dello Scorpione, che ha sostenuto la manifestazione patrocinata da ACI Sport, coniugando un mix perfetto di potenza, divertimento e sicurezza. Vincitori assoluti della terza edizione sono stati il pilota Matteo Fusi, 20 anni, di Caslino d'Erba, in provincia di Como, studente di ingegneria meccanica, insieme al navigatore Nicolò Salgaro, 24enne di Veste Nanova, Verona, studente di ingegneria del veicolo. Grazie alla vittoria questo equipaggio ha conquistato la partecipazione in qualità di ufficiali al prossimo Rally d'Italia Sardegna,
unica gara italiana valida per il campionato del mondo rally. Tra gli under 18 si sono imposti due studenti, il pilota Vincenzo Mangano di Nicolosi, Catania, e il navigatore Virginia Lenzi di Passo della Presolana, Bergamo. Mentre per gli under 23 il successo è andato al pilota ventenne Giovanni Castellani, studente fiorentino di ingegneria meccanica, e al navigatore Luca Pischedda, 22enne operaio di Luras, Olbia Tempio. Alberto Ravanelli, pilota 24enne di Albiano, Trento, operaio, e Michele Marcucci, navigatore 31enne di Bibiena, Arezzo, impiegato, si sono aggiudicati la classifica degli under 35, mentre tra gli over 35 la scelta dei giudici ha premiato il pilota Giuseppe Barbati, milanese 42enne e broker assicurativo, oltre al navigatore Lorenzo Bogo, operaio bellunese di 36 anni. Infine la classifica femminile, dove imporsi è stata la 29enne varesina Letizia Soldano, infermiera e pilota, e a fianco Silvia Bianco Francesetti, 24enne di Lessolo, Torino, laureata in architettura. La giuria degli esaminatori era composta da affermati campioni del volante, una giuria di esperti professionisti quindi, che ha esaminato con dovizia e meticolosità ogni pilota e navigatore iscrittosi a questo format innovativo, che nella finale prevedeva il passaggio con lo SKID, dispositivo che permette di instaurare una sbandata e le contromosse per controllarla, oltre a tre giri di un percorso rally ricavato all'interno del cartodromo senese. Sentiamo ora però i vincitori finali dell'edizione 2016 intervistati da Michela Cerruti. Siamo qui con i vincitori assoluti dell'edizione di Rally Italia Talent del 2016. Abbiamo Matteo che ha vinto il titolo piloti e Nicolò che invece ha vinto quello navigatori. E deve essere una grandissima emozione, ma magari lo facciamo dire a loro. Te l'aspettavi? Pensavi di arrivare qui? No, non me l'aspettavo per niente, anche quando stavamo facendo le premiazioni proprio non me l'aspettavo di essere nella categoria assoluti il primo poi. E adesso avrai una gara vera nel Mondiale Rally, sì. Come pensi ti preparerai? Non lo so, seguirò le istruzioni degli esaminatori che mi daranno qualche consiglio, spero. Io non ho mai partecipato a nessuna gara, quindi... Sì, ricordiamo che sono completamente senza esperienza, quindi chiaramente sarà un'esperienza completamente nuova, no? E molto emozionante. Credi, io non so bene quale sia il lavoro del navigatore, tu sicuramente lo sai meglio di me, ma credo che cosa fondamentale sarà costruire un rapporto tra voi due per di reciproca fiducia. Quello è fondamentale per la prestazione, per la tranquillità in auto e appunto per il divertimento in sé. Altrimenti se non c'è feeling viene vanificato tutto il lavoro che si cerca di creare assieme. E te l'aspettavi tu di vincere? Fino alle semifinali no, però una volta che sei in finale si gioca per vincere, non si gioca a ribasso. Per tutti l'appuntamento è fissato al 2017 con la quarta edizione di Rally Italia Talent. La nostra carrellata con gli ospiti prosegue. Abbiamo con noi un personaggio di tutto riguardo, si tratta di Stefano Sinibaldi, classe 1969, pilota che va molto veloce, come mi ricorda il tecnico Alessandro Bugelli, un passato da grande navigatore prima di fare il grande salto. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, salve. Ho detto cose giuste? Giustissime. Allora, c'è molto da raccontare, la sua storia è molto articolata e brillante allo stesso tempo. Nella vita è un odontotecnico, che come dire si sposa perfettamente con la sensibilità e l'attenzione che bisogna avere al volante, o no? Con la manualità artigianale ci vuole, quindi usiamo tanto le mani. Come pilota ci vuole, bisogna usare anche un attimo i piedi, però... Va bene, anche quelli ci sono. Tante cose affini. Com'è nata la passione per questo sport? Ma la passione è nata... Io ho avuto mio padre, che è grande passionista di rally in generale, comunque di macchine. Fin da piccolo mi portava, io essendo di Piombino, mi portava
al Rally dell'Elba, che insomma era la gara di casa ai tempi europeo, quindi primi anni 70, avevo 3 o 4 anni, e quindi è nata un po' di lì la passione. E l'approdo è stato come navigatore? L'approdo è stato come navigatore, fra l'altro una gare, storia, più o meno 200 gare, sì, penso di sbagliarmi di poco. È nato tutto durante il militare, perché io appunto ero militare con Simone Faucci, fra l'altro un grande amico tuttora, e tutte e due questa passione abbiamo cominciato con una Ritmo 130, quindi una macchina di altri tempi. E di lì è venuto fuori con diversi piloti fino al il Trofeo 500, che ai tempi insomma è stato veramente preparativo per tanti piloti, insomma sono venuti fuori tuttora i piloti di oggi, sono venuti fuori da questo trofeo. E lì ho conosciuto appunto... In qualche modo una scuola. Era veramente una scuola, ai tempi era veramente una scuola. E di lì poi ci siamo messi in mostra con il mio pilotino, diciamo, perché lui aveva veramente 18 anni o qualcosa in più, ma insomma 18 anni appena compiuti, che l'anno dopo, nel, se non ero 99 o giù di lì, ci chiamò proprio la Fiat Autocorse, che ritornò a livello ufficiale nell'italiano. Tra l'altro quell'anno lì c'era Gian Domenico Basso, Luca Betti, ecco, insomma nomi... Sono dei nomi appunto di primissimo tuttora, piano... E in mezzo a questi 8 piloti, che per la Fiat di valore, c'eravamo anche noi, e quindi abbiamo fatto una stagione all'interno di questo... Direttore sportivo, leggo qui a seguire... Sì, perché lì... Anche logistico. Ho avuto sì, la fortuna di conoscere Macaluso, il padre, che tra l'altro è stato... Negli anni, penso 5-6 anni fa, è stato presidente dell'AXAI giù a Roma. Io con i due figli ho corso con tutti e due, fra l'altro, con i Macaluso, fra l'altro in alcune gare del Mondiale, Monte Carlo, Sanremo, eccetera. E nel 2001 fui chiamato proprio da Gino per comunque partecipare a questo campionato del mondo in veste di direttore logistico sportivo all'allora pilota Dalla Villa. Che si giocò, Dalla Villa. Sì, all'ultima proprio gara. Si gioca con l'Eb il campionato. E come finì? Raccontiamolo. Finì che l'Eb ebbe la meglio, però veramente Dalla Villa... Con un grosso però. Sì, perché Dalla Villa veramente si giocò il campionato fino all'ultima gara, vincendo tantissime prove, vincendo Sanremo fra l'altro, insomma, un gran pilota. Oh, ma io ti do del tu, ci diamo del certo tu. Hai delle esperienze rilevantissime, Monte Carlo, Sanremo... Sì, gare bellissime, ripeto, che per un pilota, un pilota o navigatore che sia, insomma, che ha diciamo una voglia di correre, una passione, fa quelle gare lì, penso, no, su gare per antonomasia. Certo, certo. E per quanto riguarda la zona, poi arrivano anche dei titoli importanti, sono arrivati dei titoli sì, importanti. Sì, perché io poi nel 2002, che è nato mio figlio Giovanni, lì decisi che se farlo veramente, cioè come pseudo lavoro, insomma, comunque ecco, di buttarmici veramente con tutta anima e corpo in questa professione, perché poi all'effetti navigatore insomma è una professione, oppure dedicarmi al lavoro e seguire però più mio figlio, io ho optato per la seconda scelta. Passano però gli anni, arriviamo nel 2011, cosa accade? R2. Nel 2011, grazie a un amico, Fabrizio Cappelli, che lui aveva una C2, fra l'altro comprata in BF Corse, quindi macchina bellissima, così mi disse: Stefano, che io vorrei che questa macchina comunque sia, vincesse un qualcosa, mi piacerebbe, che te la senti te di fare l'allora TRA, che ora è il WRC di ora, insomma il trofeo Rally Asfalto. Ci dedichiamo a questo campionato con un ottimo risultato, perché l'abbiamo vinto, e quindi con un ottimo risultato. E se andiamo nel 2014, troviamo il Rally Italia Tandem. Sì, nel 2014 è stato anche lì quasi una scommessa, perché la mia navigatrice Diana Ramacciotti si iscrisse a questo Rally Italia Talent leggendo comunque sui giornali che c'era questa cosa di Renzo Magnani che dava questa opportunità a piloti e non, cioè nel senso sia che avessero già staccato la licenza e non, di provare questo talent. Ci siamo iscritti, per dire la verità mi ha iscritto la mia navigatrice, io gli dissi: ma cosa ci vengo a fare, ormai io ho un'età, non sono più un ragazzino. E di lì è invece ben fatto, perché vinsi la categoria over 35,
fra l'altro al Motor Show di Bologna, dove ci dettero l'opportunità, con piloti bravissimi, cioè del livello di Longhi, Dalla Villa, c'era Cavallini, Andolfi, eccetera, e feci il secondo assoluto al Memorial Bettega dietro Longhi per pochi decimi, quindi una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione. E se io dico IRC? IRC c'è una diatriba, che l'anno scorso ho partecipato a questo campionato con, fra l'altro, con l'amico che purtroppo è scomparso proprio a Rally al Ciocchetto, Giacomo Bicchielli, che è veramente una grande persona e un grande amico. Ci conosciamo, io l'ho navigato fra l'altro tantissimi anni fa, e con Giacomo mi disse: ma perché non proviamo a fare questo IRC? Mi piacerebbe, secondo me lo possiamo vincere in N2. E quindi abbiamo provato, e la prima gara andò così e così, perché io scendevo da macchine sicuramente più performanti. Tornare indietro non è così facile, nel senso, perché i freni sono quelli che sono, gli errori te li perdonano molto meno, e la prima gara andò così. Poi invece fortunatamente il Taro arrivamo primi, Casentino primi. L'ultima gara, per problemi in famiglia, non ho partecipato, però c'è una diatriba tuttora in corso, che l'AXAI dovrà decidere sul da farsi, perché ci sono state delle irregolarità che spero si risolvano a mio favore, quindi uscire vincitore. Quindi con un giudizio che deve arrivare. Deve arrivare, penso, a giorni. E attendendo questo giudizio, quali sono i progetti per il futuro? Ma i progetti per il futuro, io quest'anno ho partecipato alla Dakar, che è una cosa non da poco. Non da poco, penso sia la massima ispirazione per un pilota, comunque, perché è un'avventura, che è veramente una gara. E ringrazio tuttora Stefano Marrini, che mi ha dato l'opportunità, perché lì sono andato in veste di navigatore. E quindi in futuro sicuramente ci sarà la Dakar 2017, o perlomeno spero che ci sia, con una macchina più performante, perché abbiamo avuto dei problemi giù. Siamo andati giù con un Pajero, che abbiamo avuto dei problemi il quinto giorno, che purtroppo fra l'altro a Jujuy, a 4200 metri di altitudine, questa macchina non ha voluto più sapere di andare. E ci dovremmo ripresentare, o meglio, con Stefano Marrini ne stiamo parlando, perché poi lui è il pilota e quindi io vengo ingaggiato direttamente da lui, con un Toyota, un Land Cruiser, un 4500 biturbo con circa 300 cavalli, quindi una macchina sicuramente più performante, e al di là del performante o non, più sicuramente robusta per affrontare le impervie della Dakar. E la Dakar nella versione sudamericana, che cosa è diversa in fondo? Dunque, rispetto a quella africana? Sì, io purtroppo non ho partecipato alla versione africana, per sentito dire da piloti che hanno fatto tutte e due le versioni, diciamo, forse la sudamericana è ancora più dura per certi versi. Ricordiamoci che secondo me può far capire, nell'africana correvano con qualsiasi macchina, addirittura anche con le Vespe, se non erro, hanno partecipato, e macchine le più veramente disperate. Là non è così, là è una macchina veramente adatta, robusta, performante, al di là che anche fisicamente noi, insomma, nel senso, però se no il finirlo proprio, cioè il concluderlo, è veramente difficile. Perché calcolate, mi sembra più o meno erano quest'anno 9500 chilometri, di cui oltre quasi 5000 di prove speciali. Facevamo più o meno dalle 400 alle 500 chilometri al giorno di prova speciale, praticamente quasi da qua a Milano, forse più, passando per stradine sterrate. Quindi, tu parlavi di 4200 metri, magari eravate in un tornante col vuoto di là e di qua. Sì, 4200 metri al di là, sì, perché quest'anno praticamente era come un anello, andavamo fino su partenza da Buenos Aires fino in Bolivia e poi tornavamo giù. Il ritorno era quello più con più dune, diciamo, con più sabbia, più dune, che purtroppo noi non ci siamo arrivati. I cinque giorni che abbiamo fatto noi abbiamo trovato tanto fango, veramente tanto fango, cosa strana per là. Infatti non erano molto preparati per la cosa, e strade più realistiche, sinceramente, che dakariane. Ma comunque la voglia di rifarlo, cioè, no, è una cosa, io penso, enorme. Sì, una cosa che io dico, ho sempre detto che la Dakar ti chiede tanto, ma ti dà veramente tanto. E invece qui da noi, in Italia o in Europa al massimo,
Ma io penso quest'anno appunto mi dedicherò e vorrei concentrarmi tanto sulla Dakar 2017. Qualche gara sicuramente la farò, spero ora di correre o Casciano o qualcosa, comunque nell'arco di un paio di mesi, per comunque anche tenermi un attimino allenato e fare qualcosa. Qui sicuramente però in Toscana non penso di andare fuori quest'anno come gare rally. Grazie, della parte sportiva abbiamo parlato, ci manca un po' del personaggio, quindi un hobby per esempio. Ma l'hobby, sinceramente, ora mi sto dedicando con la mia ragazza, che lei è tennista, che si chiama Simona. Che gioca, che ama il tennis, quindi mi ha ricominciato un attimino a influenzare su questa cosa, che comunque piace, penso, ecco, questo sia per i prossimi mesi, perlomeno riproverò a fare questo sport che facevo tanti anni fa. Bene, e su questa voglia di sport in generale ci lasciamo e ringraziamo il nostro Stefano Sinibaldi. Alla grazie, prossima. Grazie, grazie. Saluti a tutti, grazie. Ed eccoci al consueto punto di Alessandro Bugelli. Buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera. Oggi abbiamo iniziato la trasmissione in un modo diverso dalle altre volte, cioè in genere iniziamo con un servizio, invece abbiamo aperto con un ospite, con Tobia Cavallini. Diciamo che anche il nostro punto potremmo aprirlo adesso con una variante, parlando per esempio per un attimo almeno di calcio, perché c'è stata una grande impresa del nostro calcio, inteso in questo caso come tecnico, come tecnici, Ranieri, che con Leicester ha vinto il campionato d'Inghilterra. È una bella storia, sicuramente anche molto romanzata, poi sono tutti bravi poi a salire sul carro del vincitore quando all'inizio dell'anno magari, io non l'ho seguita molto questa vicenda. Io trarrei questa morale che dobbiamo valutarci veramente, perché a volte noi non ci rendiamo conto delle eccellenze che abbiamo. È un vecchio ritornello, dovremmo andare a un tempo classico quando un grande della nostra storia diceva siamo nel tempo classico i miglior cantori delle gesta altrui, e non ci riconosciamo mai quello che va riconosciuto, insomma, diciamolo francamente. A livello per esempio di tecnica calcistica, quindi di allenatori eccetera, siamo ai primissimi posti del mondo. Cioè. Parlavamo dunque di strategie, tattica, di talento. Fagioli, tornando ai motori, ha subito vinto in apertura a Sarnà, se non sbaglio, la gara appunto d'apertura del campionato velocità montagna. Sì, è un po' il Paolo Andreucci delle salite, io l'erede sicuramente più diretto del grande compianto Mauro Nesti, del grandissimo e compianto Fabio Danti, è un pilota che realmente fa la differenza nelle gare in salita in ogni dove possa andare a correre, Italia, estero. È un grande pilota. Auspico che magari ci segua, ci senta, e gli direi: Simone, vieni a trovarci. Ah, è un impegno che ha preso, è un impegno che ha preso, deve venire prima o poi qui in studio, perché un'intervista è anche semplice, incrociarlo forse su un campo di gara. Lo vogliamo qui davanti alla nostra telecamera. Certo, anche perché è nato dal nulla poi, c'è una tradizione di famiglia sicuramente, però è un pilota che si è fatto poi da solo, senza troppe spinte esterne, è cresciuto a piccoli grandi passi. Un talento naturale. Sì. Direi poi, naturale da ogni punto di vista. Sempre sottovoce, sì. Senza mai andare fuori le righe, un campione genuino. Un modello, può essere davvero un modello. Sì. Del Valdinievo le diciamo poco o niente, unicamente perché siamo in questa prima uscita di sabato e le cose si stanno compiendo. Poi abbiamo tante altre trasmissioni nel corso della settimana, come dire, in replica, quindi parleremo di qualcosa di già avvenuto. Allora, proiettiamoci già verso il Rally Day, che è a metà maggio, il 15 mi pare, di Casciana. Sì. E poi a Casciana, e poi il Rally degli Abeti. Sì, allora, questa fase centrale della stagione è sicuramente molto importante. Allora, il Rally della Val di Nevole, 74 iscritti nel 2015, 92 iscritti in questo 2016, quindi un incremento importante. In giro si sente dire che ci saranno tante partecipazioni anche a Casciana, che è una gara molto snella, poi una gara che negli anni ha sempre avuto il suo perché, organizzata bene in una zona comunque molto recettiva,
E poi a ruota ci sarà il Rally degli Abeti, che avrà una piccola rivoluzione sul percorso, offrirà tra l'altro uno spettacolo la sera del sabato con Paolo Ruffini, quindi ci sarà anche da divertirsi, da ridere. Ecco, questo due gare, sport spettacolo. Sì, ma è molto importante per catalizzare l'attenzione anche di chi di rally non sa oppure non ha interesse. È un modo di avvicinare le persone appunto anche allo sport e poi sicuramente anche ai luoghi dove si svolgono, è un marketing territoriale molto importante. E sono fiducioso per entrambe le gare che possono fare dei buoni numeri. Senti, il voto che dai fin qui alla stagione? Ma 8. Sta andando? 8. Sia per, in termini numerici per quanto riguarda appunto le iscrizioni, e sì anche in termini di performance a livello di piloti, a partire da Paolo Andreucci che è passato subito al comando del campionato italiano rally assoluto, la classifica piloti assoluta. Poi ci sono altri piloti di alto livello come Luca Panzani, Rudy Michelini, Ciavarella, poi sai, a nominarli tutti, poi molti di questi qualcuno, li abbiamo avuti, gentili amici, qui, infatti qualcuno poi rimane anche fuori dalla lista. Comunque ecco, tutti i piloti toscani che si sono fatti valere in questo primo scorcio di stagione, ecco, confermano la bontà di quello che è il movimento rallistico toscano, che non ho timore a dirlo, è il traino dell'Italia. E certamente, insomma, le cose stanno andando piuttosto bene, siamo contenti. Un po' lo specchio può essere l'ultimo rally dell'Elba, tornato tricolore, che ha dato veramente, ha portato l'attenzione di tanti. Insomma. Sì, la validità tricolore è stata giocata bene a livello anche di comunicazione sul territorio. E come ho detto anche la puntata scorsa, ci sono state tante presenze in più a livello proprio turistico. Si può dire tranquillamente che abbia aperto la stagione turistica il Rally Elba Internazionale, il 40° Rally Elba. Così come quello storico a fine settembre andrà a chiuderlo. È interessante. Ma anche la collocazione del calendario. In particolare, ecco, rispetto alle 2-3 edizioni precedenti, quest'anno proprio si è percepito un maggior interesse generale per la gara, soprattutto anche proprio sul territorio, dato anche dai 21 iscritti elbani, ma poi comunque in linea generale, ecco, proprio perché c'era la titolarità italiana. Siamo ottimisti per il futuro, grazie ad Alessandro Bugelli, la trasmissione continua. Quarante edizioni e non sentirle per una gara che rientra ufficialmente da quest'anno nel novero dei campionati che contano. Un rientro importante per una manifestazione rinata prepotentemente dopo aver attraversato momenti molto brutti, momenti dove tutto e per tutto si deve intendere un patrimonio di sport incommensurabile sembrava essere definitivamente perduto. Il rally alla francese con la E finale è sempre stato un vanto per l'isola d'Elba, fazzoletto di terra e nave ammiraglia di quella flotta incantevole che è l'arcipelago toscano. Per gli elbani il rally è molto più di una semplice gara, ma un vero e proprio pezzo della loro storia, una passione che coinvolge da sempre tutta l'isola, ancora oggi ricca di piloti e tifosi. Avanti e indietro, lungo le sue strade, negli anni sempre meno sterrate e sempre più asfaltate, si sono dati battaglia i migliori piloti del mondo di questa specialità e il ricordo delle loro gesta si tramanda ancora di generazione in generazione. Quasi impossibile immaginare come su quest'isola si potesse correre una gara di migliaia e migliaia di chilometri su percorsi misti, terra e asfalto, con tappe che duravano anche 20 ore, notte e giorno. Difficile anche capire come i creatori di questa gara se la fossero potute immaginare e realizzare in un luogo che alla fine degli anni 60 era del tutto sconosciuto e che proprio grazie al suo rally fu scoperto da tutto il mondo. Dalla storia all'attualità, dal passato glorioso ad un presente che apre prospettive importanti per il futuro. Un presente che vede ancora una volta Portoferraio al centro della corsa, organizzata dall'Automobile Club Livorno, con un percorso che prevede 9 prove speciali, pari a quasi 125 km cronometrati, immersi in un percorso totale di 347,790 km. Il tutto per festeggiare nel migliore dei modi, dopo 16 anni, il rientro in una serie tricolore, il campionato italiano VRC. Una festa che vede al via uno straordinario lotto di piloti veloci e molto esperti nella guida delle World Rally Car.
Molti favoriti al via, ad iniziare da Paolo Porro, Ford Focus WRC, tra i piloti in gara sicuramente il più legato alla serie tricolore, sempre insieme a Paolo Carnielutti. Sì, sono contento, si ricomincia questo campionato così speciale per me. Si comincia con una gara difficile che non ho praticamente mai fatto, perché l'ultima volta l'ho fatta con una 600 e c'è un po' di differenza di macchina, per cui non mi ricordavo fondamentalmente niente. La gara è bella, sicuramente cerchiamo di far bene, di partire bene e non lasciare punti in giro come abbiamo fatto l'anno scorso. A dargli il filo da torcere è presente il lariano Corrado Fontana, navigato da Nicola Arena, che disputerà la gara elbana con la Hyundai i20 WRC. Non a caso è una delle gare più storiche e più ambiziose in Italia. Secondo me il percorso è veramente molto selettivo e molto bello. Poi ripeto, qui correre su un'isola ha sempre un fascino particolare. Noi la gara la conosciamo bene, 2 anni che veniamo e vinciamo, quindi contiamo di puntare ancora alla vittoria. Da sottolineare il ritorno del bresciano Luca Pedersoli a bordo della Citroen C4 WRC, affiancato dal concittadino Matteo. Sì, il Rally dell'Elba è una gara sicuramente molto prestigiosa, è un rally che io purtroppo non ho mai fatto in 20 anni di carriera, non sono mai, diciamo, approdato sull'isola, per cui per me è una gara completamente nuova, per cui, diciamo, cercare di avere delle ambizioni importanti su un percorso mai visto è impossibile. Ci sono degli avversari che hanno corso qua tanti anni, le prove sono sempre le stesse, per cui grandissimo vantaggio. Noi in ottica campionato cercheremo di fare una bella gara, se poi avremo la fortuna di salire sul podio, diciamo, è tutto di più. Gli altri avversari nella corsa e nella gara al titolo saranno il comasco Felice Re con la Ford Fiesta R5, l'altro Fontana Luigi con la Ford Focus WRC e le 2 Ford Fiesta WRC guidate dal pilota ticinese Lorenzo Della Casa e dall'empolese Tobia Cavallini. L'Elba sembra una bellissima gara, strade... Le ricordavo belle già dall'anno scorso, sono sempre una gara che secondo me deve fare veramente un bel salto di qualità. Siamo ritornati a fare un campionato italiano, magari non con una macchina super competitiva, ma ci saranno sicuramente delle sorprese durante l'anno. E sono contento di ritrovare vecchi amici e anche persone che lavorano veramente nel nostro sport. Sì, agonismo che francamente mi mancava, sono veramente contentissimo di essere della partita. L'Elba è una gara bellissima, prove speciali sono eccezionali, è una gara che ha della storia importante, per cui veramente molto contento. Per quanto poi ci riguarda, per noi essendo proprio un rientro cercheremo pian piano di prendere ritmo gara, anche se sarà una gara molto difficile perché gli avversari sono sempre molto tosti e di fatto anche il meteo mi sa che non ci renderà la vita facile. Ad arricchire la lista dei nomi degli iscritti al campionato italiano WRC si aggiungono poi il forte pilota veneto Paolo Oriella con la Peugeot 207 Super 2000, Matteo Daprà su Renault Clio della Power Car Team, il driver di Novi Ligure Alberto Rossi su Renault Clio Super 1006, il ligure Paolo Benvenuti, Renault Clio R3C e la Toyota GT86 del valtellinese Claudio Conforto Galli. E ancora Peter Giacomin su Renault Clio Williams e Moreno Cambiaghi con Clio RS. Oltre alla validità tricolore certamente più ambita, alla gara elbana non passeranno inosservate anche quelle prestigiose dei trofei, la Michelin Rally Cup, il trofeo Renault Challenge RS2WD e la Suzuki Rally Cup, giunto alla 9ª edizione. Inoltre sarà valevole anche per il campionato regionale toscano con coefficiente 2. È il tardo pomeriggio di venerdì 22 quando Porro apre la partenza nel centro di Portoferraio. In programma, prima della sosta notturna, 5 prove speciali, le prime 3 da corrersi tutte d'un fiato con l'ultima già al calare del sole e poi in notturna le ultime 2 compresa la lunga Cava Volterraio di 26,61 km. Le prime 3 prove vedono 3 vincitori diversi, con la prima che va a Paolo Porro e Paolo Carnielutti con la Ford Focus WRC davanti a Corrado Fontana e Luca Pedersoli. Il bresciano, insieme a Matteo Romano, accusa però un problema al supporto della pompa dei freni della sua Citroen C4 WRC.
La seconda va invece a Tobia Cavallini, navigato da Sauro Farnocchia con la Ford Fiesta VRC, che realizza il miglior tempo sulla seconda prova a volterraio di 5,80 km davanti a Porro e Pedersoli, a pari merito. Sui 9,51 km della Laccona, la terza della giornata, il più veloce è il forte pilota siciliano Totò Riolo, insieme ad Alessandro Floris con la Peugeot 208 T16 R5. Al termine del primo giro si segnalano già i ritiri importanti di Corrado Fontana insieme a Nicola Arena a causa di una doppia foratura al Hyundai i20 VRC e quello di Felice Re e Mara Bariani per un problema alla pinza dei freni della loro Ford Fiesta R5. Dopo tre prove la situazione in classifica generale vede al comando Porro con un vantaggio di 13 secondi e 3 decimi su Totò Riolo e 14 secondi su Tobia Cavallini. Quarto tempo assoluto per il pilota locale Francesco Bettini, Peugeot 207, primo tra le Super 2000. Quinto il bassanese Paolo Riella con la Peugeot 207 Super 2000, sesto Pedro a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Sinistra 4 lunga, e sinistra 3 più chiude chiude, centro, attenzione sinistra 3 più chiude, destra 3 veloce chiude, centro, tornando a destra chiude. Quanto resto chiude, eh? 100. Scusa. Scusa. 100, il palo giallo, sinistra 3 apre. 30. Sinistra 3 più chiude, 30. Sinistra 3 veloce chiude, 30. Occhio qui, destra 3 veloce chiude, tieni, sinistra 4 tieni, 80. Tanta, alla rosso, sinistra 3 più, rosso e destra 4, e attenzione, brutta, sinistra 3 più lunga, brutta, sinistra 3 più lunga, chiude 3 alla pianta, in sporca, destra 3 meno chiude, sporca 3 meno chiude, e sinistra 3 più, diventa 4, destra 4, 50. In attenzione, tornante sinistro, per destra. In sinistra 3 più vai e arrai, ritarda, sinistra 3 più vai, si rotaie, per destra 5 lascia e attenzione destra 3 meno tieni chiude, per sinistra 4 vai si e sinistra si stop, in attenzione destra 2 meno tieni e sinistra 3 tieni, 60, destra 4 più, 100. Alla roccia, sinistra 4 meno, stop, in attenzione destra 2 meno chiude, e per sinistra 2 chiude, e destra 3 più vai, per sinistra 5 lascia, e al cartello sinistra 5 meno, stop, in attenzione destra 2, in attenzione inversione sinistra, e ritarda, sinistra 3 più vai, e anticipa, sinistra 6 tieni. Vai, 70. Ancora 10, attenzione, tornante destro, no, sono ancora 10 km, stai sveglio, eh? In sinistra vai, 80, destra 6 lunghissima vai, in fondo a vista ritarda, sinistra 4 meno lunga, 4 meno lunga, in sì, destra 5, 30, no, sinistra 4 tieni, in destra 4 vai, 100, steccato, destra 5 tieni e vai, 150, rosso destra 5, per sinistra 5, attenzione 30, sinistra 3 si chiude, 3 si chiude, subito no, destra 4 lunga, per attenzione, sinistra 3 chiude, 3 chiude, in sì, destra 4 apre lunga, vai, 70 destri, sinistra 5 meno. Dopo un breve riordino, i protagonisti della battaglia si dirigono sulla lunga cavo volterraio di 26,71 km e sul secondo passaggio della Laccona, ultime due fatiche di questa prima parte del Rally Elba. Sulla lunga a vincere è Riolo con un vantaggio di un solo decimo di secondo su Porro. Terzo l'elbano Francesco Bettini, sempre velocissimo con la sua Peugeot 207 Super 2000. Cavallini termina con il quarto tempo in prova. Sull'ultima prova speciale del primo giorno di gara è Porro a realizzare il miglior tempo rafforzando la sua leadership.
Il pilota di Como chiude la prima giornata di gara al comando davanti a Riolo e Floris di 15.28. Terzo è Tobia Cavallini in coppia con Sauro Farnocchia, Ford Fiesta VRC a 38.05, mentre quarti sono Bettini e Acri, Peugeot 207 Super 2000 a 55.9. A seguire, quinti, Oriella e Tommasini, Peugeot 207 Super 2000 a 1.49.2. Sesti, Pedro Baldaccini, Peugeot 208 T16 R5 a 2.06. Settimi, Pedersoli Romano, Citroen C4 VRC a 2.13. Per tutta la gara alle prese con una serie di problemi all'impianto frenante. A chiudere i primi 10 seguono poi Rossi e Beltrame, Renault Clio Super 1006 a 2.13.9, Volpi e Scalabrini, Renault New Clio a 2.52.8, Lombardi Pieri, Renault Clio Super 1006 a 3.04. Nella Suzuki Rally Cup è prima giornata favorevole a Simone Rivia, che chiude il comando davanti a Corrado Peloso e Giorgio Cogni, veloce all'inizio ma rallentato da una foratura. Sinistra 3 più chiude, 40, al palo destra 3 apre, 30, ritardo a sinistra 3, veloce chiude, e destra 2, gira lunga chiude, in sinistra 4, 80, destra 3 più chiude corda, subito sinistra 3 più chiude, chiude, e destra 4 lunga, 30, alla pianta, attenzione, destra 4 chiude 3, lascia, 50, sinistra 3 più chiude, 50, destra 4 chiude, 30, attenzione, sinistra 2 doppia su ponte, apre poi chiude, arrivami prima, e 40, sinistra 4, 40, destra 3 lunga apre, destra 3 lunga apre, 50, destra 3 veloce chiude, in sinistra 2 gira chiude, in destra 2 meno, 50, 4 più tieni, in attenzione destra 3 più tieni, sì, occhio esterno, per sinistra tieni, per destra 5 vai, 50, anticipa, sinistra 4 meno, stop, in attenzione destra 3 tieni, per sinistra 4 più lascia, e sinistra 5 più, 40, destra 4 più tieni, vai, sì, sporca, 50, stop, attenzione, tornante destro, forza, anticipa, 50, anticipa, sinistra 5 per destra 6, 70, attenzione, tornante sinistro, 40, dosso su destra 4 più tieni, vai, 80, vai, vai, attenzione, tornantone destro, 40, allo specchio, destra 4 meno, in sinistra 3 più taglia sporca, occhio esterno, e destra 5 lascia. La seconda giornata di gara ha in programma 4 prove speciali. In testa la situazione si consolida fin dai primi tratti cronometrati con Porro, che rafforza la sua leadership, anche perché Riolo non sembra avere nessuna intenzione di rischiare più di tanto. Il suo secondo posto con la Peugeot 208 T16 R5 è in effetti straordinario solo guardando al lotto dei partecipanti. Anche Cavallini, terzo, sembra accontentarsi del suo piazzamento e nell'ultima parte di gara, sulla quale si abbattono anche forti scrosci d'acqua, tira un po' i remi in barca. Rispetto alla prima giornata di gara, l'unico a migliorare sensibilmente è Pedersoli, che cerca di recuperare qualche posizione nella generale per prendere qualche punto in più in funzione del campionato. Il ritorno dell'Isola d'Elba nel tricolore rally si conclude quindi nel migliore dei modi con l'edizione numero 40, che va in archivio al termine di 2 straordinarie giornate di sport. La vittoria, la prima della stagione del campionato italiano World Rally Car, va a Paolo Porro e Paolo Carnielutti con la Ford Focus VRC della GP Racing, che iniziano così nel migliore dei modi una serie che li ha visti tra i suoi protagonisti fin dalla prima edizione. Sì, è iniziato direi nel migliore dei modi, noi abbiamo attaccato subito, abbiamo subito fatto bene. Dopo gli altri sono un po' i miei concorrenti autoeliminati per i loro errori e quindi noi abbiamo pensato solamente a tenere un'andatura medio-alta, considerando poi il fatto che non conosciamo per niente le prove e soprattutto perché il meteo si è messo proprio a mettermi un po' i bastoni tra le ruote per complicarmi un pochino l'arrivo. Però siamo stati bravi secondo me, perché era la gara che un po' più tenevo del campionato, perché proprio non conoscevo e ho preso il massimo di punti, quindi è andata bene. La macchina, la GP Racing è andata benissimo, Paolo è stato bravo come sempre, quindi tutto bene. Bellissima, tieni.
e attenzione, resta 4 più le 2 sporca, attenzione, resta 4 più le 2 sporca, e 80, destra 5 corda e sinistra 2, 2 in fondo, 50, destra 5, 50, destra 3 chiude, in sinistra 4 sporca, in sinistra 4 sporca corda, subito destra 3 apre sporca, no, 30, sinistra 3 più chiude, 3 più chiude. Secondi assoluti Totò Riolo e Alessandro Floris con la Peugeot 208 T16 R5 della PR Racing. Bella, bellissima, sono felice, davvero felice, l'Elba mi piace tantissimo, è una gara che si confà al mio modo di guidare e poi chiaramente penso alla targa, perché questa è la macchina che userò fra 15 giorni al targa, era importante fare più chilometri possibile per ben figurare alla 100ª edizione. Alle spalle dei primi due sul gradino più basso del podio sono saliti Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia con la Ford Fiesta VRC della Tamauto. La gara si è complicata molto con il meteo. Alla fine eravamo partiti pure con una scelta poco felice di gomme e alla fine tutto sommato neanche male. Oggi invece con il tempo variabile, l'acqua, ho fatto un po' più di fatica, di fatto visto che mi manca un pochino il ritmo di gara e sicuramente la conoscenza di questi pneumatici FIA che sono molto versatili perché ti permettono di avere, si adattano a diverse condizioni ma chiaramente vanno conosciuti un po' di più per sfruttarli al meglio. Seconda parte di gara, quando ho visto che le posizioni erano più o meno consolidate, ho cercato solo di far chilometri senza prendere il minimo rischio per comunque centrare il podio. Più vai, e sinistra, destra, stop, in attenzione destra, 2 stringe, 3 rail, e destra, 2 più chiude, 70 a vista, sinistra, 3 più tieni vai, per destra 5, 70, sinistra 6, stop, in attenzione chicane, entrata a destra, e al cartello, destra 3 chiude, per sinistra 6 sul dosso secco e destra occhio interno, sinistra 5 tieni sul dosso vai, 50. Alle spalle dei primi tre nella classifica generale ha chiuso quarto il pilota locale Francesco Bettini, Peugeot 207, primo tra le vetture Super 2000. Ottimo risultato finale per il bresciano Luca Pedersoli insieme a Matteo Romano che con la Citroen C4 VRC sono risaliti in classifica quinti assoluti dopo aver corso una ottima seconda giornata, portandosi a casa i punti importanti della classifica di campionato italiano VRC. Sesto assoluto il bravo Pedro a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Chiudono la top 10 della classifica assoluta provvisoria Alberto Rossi, Renault Clio Super 1006, Andrea Volpi su Renault New Clio e Massimo Lombardi, altra Clio Super 1006. Un'ottima seconda giornata per Corrado Fontana che, ritiratosi ieri, ha partecipato fuori classifica, trasparente ai fini della generale. Il pilota lariano è stato il più veloce nei tempi in prova a bordo della Hyundai i20 VRC, trasferta sfortunata invece per Felice Re, fermato da problemi meccanici sia nella giornata di ieri che in quella odierna. È stata una prima esaltante l'apertura del campionato italiano AC Karting e campionato italiano Pro Driver sul circuito Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia, con un eccellente spettacolo in pista e per l'occasione anche il record di piloti, ben 207, dove l'eccellenza l'ha rappresentata la KZ2 con ben 55 adesioni e la piccola 60 Mini con 70 giovanissimi al via. L'appuntamento di Castelletto ha salutato anche l'esordio della nuova categoria internazionale OK Junior e due categorie nazionali 125 AC Kart e 125 AC Kart Junior con motore monomarca Lame X30. L'appuntamento di Castelletto è stato valido anche per la prima delle tre prove del campionato italiano Pro Driver, con le due categorie Under fino a 35 anni e Over oltre 35 anni, dove in totale sono stati 52 i piloti con griglia piena di 34 partenti nella Under.
Insomma, un bel inizio di stagione destinato a proseguire anche nei prossimi appuntamenti programmati sul circuito internazionale Napoli di Sarno il 29 maggio, sul circuito internazionale Adria Karting Raceway il 10 luglio, in Sicilia sul circuito internazionale di Triscina il 18 di settembre e conclusione sul cartodromo Val Vibrata a Sant'Egidio il 16 di ottobre. La stragrande maggioranza dei piloti è stata di nazionalità italiana, ma non sono mancati gli stranieri a dare una valenza internazionale soprattutto nella 60 mini, con una rappresentanza anche dalla Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Emirati Arabi, Romania e nella OK Junior, con presenze dall'Oman e dall'Indonesia. La categoria maggiore e più performante, la KZ2, ha visto una intensa battaglia per poter definire i 34 finalisti dai 55 iscritti. In gara 1 la vittoria è andata al veloce salernitano Francesco Celenta su Formula K, dopo essere risultato vincente fin dall'inizio del weekend con la conquista in prova della pole position e il primo posto dopo le manche di sabato. Nella prima finale Celenta si è imposto sul padovano Massimo Mazzali su Croc Promotion e sul campione italiano 2015 Riccardo Longhi su CRG, mentre a Mirko Torsellini quest'anno con Exprit è stato tolto il quarto posto per una penalizzazione sulla posizione dello spoiler anteriore dopo un contatto, scivolando così decimo. Quarto è quindi passato Tommaso Mosca su Maranello davanti a Matteo Viganò Top Kart. Nella top 10 sono rientrati Giuseppe Palò Croc Promotion, Matteo Mazzucchelli CRG, Federico Pezzolla EKS e Nicola Gnudi VRK. Sì, soddisfattissimo perché ero velocissimo in gara, un grandissimo passo. Sono sfidato tanto dietro, penso oltre il decimo posto, purtroppo in una partenza, la prima curva un po' di intoppi, però poi sono risalito alla grande, è stata per me una bellissima gara, un bellissimo weekend, penso di essere intorno al campionato e si inizia così, va bene. Nella seconda gara di KZ2 con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni è stato Mazzali a prendere il sopravvento, ma la finale è vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini, risalito sino al secondo posto e poi terminato sul traguardo in scia a Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta che dall'ottavo posto è terminato sul podio. Ottima anche la quarta posizione di Federico Pezzolla dopo una fase di qualificazione molto difficile, così come un altro buon risultato l'ha ottenuto Mosca, quinto, mentre il campione italiano del 2015 Longhi in gara 2 ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale. Sì, diciamo da stamattina abbiamo ritrovato un po' la quadra di tutto, ma anche ieri non era malissimo, abbiamo avuto un problema tecnico in una manche che ci ha penalizzato e secondo me se già dalla finale 1 partivamo davanti potevamo vincere. Stavolta ce l'abbiamo fatta, sì. La chiave di volta sta alla partenza, ho fatto una partenza a bomba e sono aspettato subito il secondo, aspetto un attimo che si scaldassero le gomme e sono andato io davanti per fare il mio ritmo. Sapevo che Mirko e Francesco sarebbero arrivati super forte, quindi ho provato a fare un po' di spazio, poi mi ha ripreso però sono stato davanti lo stesso, bene così. La 60 mini per bambini dai 9 ai 12 anni continua ad avere numeri sempre più importanti e a rendersi sempre più interessante e combattuta. 70 piloti a Castelletto ed è un numero record per il campionato italiano e un buon auspicio per le categorie maggiori che potranno contare su questo vivaio giovanile. Lo scorso anno la punta massima era stata di 53 piloti a Sarno, quindi un bel salto in avanti. Una lunghissima battaglia ha contraddistinto le gare della 60 mini dove l'alto numero di piloti ha comportato l'effettuazione di molte manche di qualificazione. In totale, comprese anche le altre categorie, sono state ben 24 le manche disputate nella giornata di sabato. Ad aggiudicarsi la prima finale è stato il siciliano Gabriele Mini, Energy, in volata su Nicolò Cuman, Tony Kart e il francese Evan Mallet, CRG. In quarta posizione ha concluso il ceco Roman Stanek, Energy, seguito dallo spagnolo Moar Maestro Urbelitz, Evo Kart, Leonardo Caglioni, Energy, Alfio Spina e Leonardo Bizzotto, ambedue su CRG, Luca Giardelli, Tony Kart e Nico Pretolani. È stata una bella gara, è stata anche molto lottata, che all'inizio la pista non era molto buona, quindi ci volavo molto. A metà della gara ho sbagliato una curva e Malle mi ha passato. Mi sono girato e ho visto che gli altri erano molto attaccati, quindi ho subito ripassato Mallet
perché sennò perdevo molto tempo, e sono riuscita a mantenere la posizione fino all'ultimo giro, dove Kuman ha provato a passarmi, però io ho chiuso la traiettoria e sono riuscita a vincere. In gara 2, con la griglia di partenza invertita, è stato l'altro siciliano Alfio Spina, al debutto su CRG con il team Gamoto, ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo Mohar Maestro Urbelitz, con il francese Malé, anche questi in forza al team Gamoto, ancora terzo sul traguardo. In quarta posizione si è piazzato Gabriele Mini, seguito da Leonardo Caglioni, Leonardo Bizzotto, Nicolo Kuman, Pietro Delle Guanti, Luca Giardelli e Alessandro Cenedese. Ai primi giri in partenza mi hanno superato, e poi piano piano ho rimontato fino alla prima posizione, per un paio di giri sono stato primo e al penultimo giro Caglioni mi ha attaccato, l'ho risuperato e poi all'ultima curva mi ha attaccato e in uscita l'ho risuperato. Nella OK Junior, con 17 piloti al via, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolo Genisi, Formula K, al termine di una bella serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, Maurizio Moretti su Xprit e Alessandro Giardelli su Tony Kart, che hanno concluso nell'ordine alle spalle di Genisi. La quarta posizione è andata all'indonesiano Perdana Minang su Tony Kart, che ha preceduto Lorenzo Ferrari, Tony Kart, Jacopo Guidetti, Evo Kart, Andrea Bristot, IPK, Leonardo Papalia, Tony Kart, Edoardo Morricone, Tony Kart e Daniel Grimaldi, Luxor. Sì, sì, è una vittoria abbastanza aspettata, è tutto il weekend che stiamo lavorando per questo risultato e alla fine è arrivato. Prima curva sono sfilato quarto perché partendo all'esterno ho perso qualche posizione, poi piano piano sono riuscito a recuperare posizioni e arrivare al primo posto e riuscire a dare quel distacco per poi non riuscire più a farmi passare. Nella seconda finale, con Moretti e Giardelli fuori causa già al primo giro per un incidente, la gara ha vissuto sulla rimonta di Giuseppe Fusco, Lenzo LKE, scattato dalle prime posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle spalle di Fusco hanno concluso Leonardo Papalia, scattato dalla pole position, e l'indonesiano Perdana Minang. Genisi ha concluso quarto. Nelle altre migliori posizioni hanno terminato Jacopo Guidetti, Andrea Rosso, Andrea Bristot, Lorenzo Ferrari, Shihab Al-Abzi e Biagio Ruvolo. Sì, è stata una bella gara, ho fatto una grande rimonta e partivo nelle ultime posizioni. Nella partenza sono riuscito ad andare ad entrare e mi sono infilato sesto. Poi man mano nella gara sono andato a migliorare e ho creduto fino in fondo che volevo recuperare Papalia e ce l'ho fatta. Le due nuove categorie, con motore monomarca Yame, AC Kart e AC Kart Junior, quest'ultima aperta agli undicenni, hanno offerto anch'esse un ottimo spettacolo, nonostante il numero dei concorrenti in questa prima uscita non sia stato elevato. Rappresentano comunque una buona occasione per disputare un campionato italiano ad alto livello, con costi decisamente più contenuti rispetto alle altre categorie nazionali equivalenti. Nella AC Kart ha conquistato una doppietta Alessandro Di Cori, vincitore di ambedue le finali davanti a Simone Favaro. Il terzo posto in gara 1 è andato a Matteo Zamporlini, tutti su Tony Kart, mentre in quarta posizione si è piazzato Tino Danadei su Top Kart davanti a Sebastiano Solinas su Energy, Riccardo Stefanelli su Praga, Salvatore Palermo su Energy e Angelo Ardito su Luxor. In partenza non sono riuscito a sfilare molto bene, sono sfilato terzo e poi però al momento che il telaio e il motore hanno iniziato a funzionare sono riuscito a riprendere la prima posizione e sono riuscito a scappare via e poi diciamo ho mantenuto il gap che avevo conquistato. Nella AC Kart Junior, che ha gareggiato insieme alla categoria maggiore AC Kart, il successo in gara 1 è andato a Giulio De Amici su Tecno, davanti a Matteo Roccadelli su Evo Kart e Luca Graziani su CRG. Partenza
qualificazione è andata male perché il secondo, sono sfilato secondo di categoria, e poi però con il primo giro a un tornante ero infilato il mio coetaneo Roccatelli, e sono riuscito a conquistare la prima posizione, poi ho cominciato a accumulare gap che ho mantenuto fino a fine gara. Questa categoria è la prima volta che la faccio e sono abbastanza soddisfatto sia per i motori, organizzazione e diciamo i tracciati dove si svolgono le gare. Nella seconda finale della AC Kart con Alessandro Di Cori, autore di un'altra vittoria, al secondo posto si è piazzato ancora Simone Favaro, mentre il terzo posto è andato all'ex campione italiano Tino D'Amadei, Top Kart, Matteo Zamporlini, Riccardo Stefanelli, Sebastiano Solinas e Ardito Angelo hanno occupato le posizioni di rincalzo. Siamo partiti all'ottava posizione, dato che in questo campionato quello che vince la gara 1 parte ottavo in gara 2. Sono riuscito a sfilare molto bene. Poi sono stato anche fortunato perché con i giri in regime di slow sono riuscito ad avvicinare al secondo, che era Donadei. E al momento della bandiera verde ho superato Donadei e poi due giri dopo a Favaro e sono riuscito a trovare il giusto gap per andare a vincere e è andato tutto bene. Volevo ringraziare prima di tutto i genitori perché mi concedono di venire a correre, la squadra, il team, il motorista e anche il meccanico. Grazie a tutti. In gara 2 della AC Kart Junior ha concluso con il successo Davide Menengon, Tony Kart, al termine di un vivace scambio di posizioni con Mattias Torreggiani su CRG. Importante anche l'ottima presenza nelle altre due categorie con il cambio Pro Driver Under e Over, con caratteristiche più amatoriali rispetto alla KZ2, ma ugualmente di un buon spessore agonistico. Proprio un grande agonismo ha esaltato le gare della Pro Driver Under, dove il successo in gara 1 l'ha ottenuto Federico Centioni su EKSTK, davanti a Filippo D'Anastasio, Tony Carte e Fabrizio Del Brutto, Maranello. Nella top 10 hanno concluso Dennis Menegatti, VRK, Francesco Alfiniti, CKR, Andrea Fortuna, Tony Carte, Rodolfo Massero, Energy, Federico Temperini, Tony Carte, Matteo Salvetti, Parolin e Lorenzo Natali, CRG. Abbiamo sofferto un po' col telaio che scivolava sempre un po' dietro, siamo riusciti un po' a migliorarlo per la finale e è andata come doveva andare, siamo riusciti a tenerli dietro, tanta fatica, ma ce l'abbiamo fatta e dobbiamo ancora migliorare e vediamo gara 2 che succede. In gara 2 è stato Francesco Temperini, Tony Kart TM, ad aggiudicarsi la gara dopo essere scattato dalla pole position per la griglia invertita. Alle spalle di Temperini hanno concluso sul podio Francesco Alfiniti e Andrea Fortuna. In quarta posizione è terminato Filippo D'Anastasio davanti a Federico Centioni, Rodolfo Massaro, Dennis Tuia, Matteo Salvetti, Lorenzo Natali e Paolo Castagnetti. In gara anche una ragazza, Maria Laura Di Muzio, che ha concluso in undicesima posizione. La gara è cominciata bene, ho finito in prefinale in gara 1, ho finito ottavo, in gara 2 quindi sono ripartito primo e è stata una gara intensa, siamo partiti, ho dato il massimo sin dall'inizio, sono stato attento a non andare fuori, alla fine del primo giro ho passato il secondo e poi ho dato il massimo e sono andato via. Probabilmente io ho avuto problemi meccanici nella manche 2 che mi ha compromesso tutta la gara 1 e quindi sono partito sedicesimo e ho finito ottavo. In gara 2 fortunatamente sono riuscito a impegnarmi e arrivare sul primo gradino del podio. È stata una gara davvero entusiasmante e emozionante. Nella Pro Driver Over, nella prima finale, Paolo Scagnelli è restato al comando per tutta la gara dopo che l'autore della pole position, Pasquale Feola, LH, e Claudio Tempesti, Birel Art, sono incappati in un incidente mentre erano in lotta per la seconda posizione. Sul podio, alle spalle di Scagnelli, sono terminati Davide Colombo, CRG, e Daniele Cirelli, SKSTK. In quarta posizione è terminato Simone Torsellini, Tony Kart, davanti a Luca Giannecchini, Parolin, Andrea Palazzi, Ober
Alberon, Gianni Corti, Maranello, Paolo Beltramini, Tony Carte, Attilio Borghi e Andrea Montagnani, entrambi su Maranello. Siamo partiti abbastanza bene, poi alla fine sono andato un po' a tribolare, poi mi sono, a dire la verità, mi sono un pelino anche agitato e quindi eravamo lì. Però comunque dai, siamo stati corretti tutti, anche chi era dietro è stato corretto, penso che ci siamo divertiti alla fine, boh, quello che conta. Nella seconda finale della Pro Driver Over è stato Luca Giannecchini Parolin ad imporsi con Cirelli secondo e Tempesti questa volta terzo dopo una gran rimonta dalle ultime posizioni. Quarto è terminato Gianni Corti con Simone Torsellini quinto e il vincitore di gara 1 Paolo Scagnelli sesto. Bella soddisfazione, gara 1 ho sbagliato un po' le pressioni e poi varie cose, ma in gara 2 ho stravolto il telaio, ho fatto un bel assetto, grazie ai miei meccanici, Parolin, Gaetano, che è il mio vero meccanico, e si è trovato la perfezione, ho fatto un bel lavoro. Le due categorie Pro Driver per il loro campionato italiano, dopo questa prima prova a Castelletto, torneranno in pista il 10 luglio ad Adria e il 18 di settembre in Sicilia a Triscina. Il prossimo appuntamento con il campionato italiano AC Karting è fissato dal 27 al 29 maggio 2016 sul circuito internazionale Napoli di Sarno. È scattata a Misano Adriatico la terza stagione della F2 Italian Trophy, la serie riservata alle monoposto che dal 2014 è stata un crescendo di successi in termini di numeri e qualità. Dopo Piero Longhi e Marco Zanasi che hanno conquistato le vittorie nelle prime due stagioni, il 2016 aspetta il suo vincitore. 7 gli appuntamenti in programma per la serie tricolore. Dopo il primo round di Misano saranno i tracciati di Monza, Imola, nuovamente Misano, Vallelunga e Mugello, oltre al circuito tedesco di Hockenheim ad ospitare i bolidi della F2 per decretare il campione 2016. Nel primo appuntamento stagionale è stato Andrea Fontana Show. Il pilota bellunese, già protagonista 2 anni fa, prima di esordire in Formula 4, con una sola apparizione nella F2 Italian Trophy, ha fatto la voce grossa sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli e si è portato a casa l'intera posta in palio, centrando pole position, vittoria in gara 1 e replica in gara 2, partendo dalla sesta piazza. Fontana si è così subito iscritto tra i papabili per la vittoria finale, nonostante nella stagione 2016 sarà al via anche del super trofeo Lamborghini. In gara 1 l'alfiere di HT Powertrain con la Dallara F308 di Formula 3 ha fatto gara di testa dal primo giro sino alla bandiera scacchi, limitando gli attacchi di Marco Zanasi subito al top per confermare la vittoria dello scorso anno. Il pilota di Maranello ha però pagato uno start non perfetto che l'ha costretto ad una gara in recupero. Dopo il via è Pellegrini ad impensierire il bellunese Fontana, ma un errore costringe il driver di Twister Corse ad alzare bandiera bianca nei confronti di uno scatenato Zanasi in odore di rimonta. Dietro di loro è Antonino Pellegrino a fare il colpaccio, sferrando l'attacco vincente ad Alessandro Bracalente e conquistando il podio alla sua prima apparizione nella serie. Il pilota Pave Motorsport cerca di rimanere incollato agli scarichi di Pellegrino, ma il ritmo imposto è troppo alto e si deve accontentare della quarta piazza. Nelle posizioni di testa anche Paolo Branich e Renato Papaleo, autori di una gara combattuta. Ma è stata una gara sicuramente molto impegnativa, una partenza tutto sommato buona, ho preso qualche metro di vantaggio e poi ho dovuto amministrare un po' il vantaggio per tenere dietro Zanasi, che oggi era molto molto competitivo. Quindi gara 1 è andata bene, ora vediamo di ripetere in gara 2 se ci riusciamo. Se gara 1 è stata vincente, ma la leadership è sempre stata ben salda nelle mani di Fontana, in gara 2 il bellunese ha dovuto mettere in scena la corsa perfetta, scattando dalla terza fila. Fontana non si è fatto impensierire e nel giro di poche tornate si è presentato alle spalle dei primi con il coltello tra i denti e è andato a prendersi la leadership per non lasciarla più sino alla bandiera scacchi. Alle sue spalle un agguerrito Zanasi ha provato in ogni modo a portare la sua Dallara F312 motorizzata Mercedes di Corbetta Competizioni davanti alla più anziana F308 motorizzata Volkswagen di HT Powertrain. Ma il modenese ha dovuto ancora una volta lasciare il gradino più alto del podio al giovane pilota che l'anno scorso si è dimostrato veloce anche nella Porsche Carrera Cup Italia.
Ancora sul podio anche in gara 2 Antonino Pellegrino, che con la vettura gemella di Fontana ha subito fatto capire che per la lotta al titolo lui ci sarà. Lo svizzero non si è fatto intimorire nemmeno dal duello avvincente con Bernardo Pellegrini, che sotto il traguardo si è dovuto accontentare della quarta piazza. Dietro di loro uno sfortunato Alessandro Bracalente, autore di un testa coda quando era ancora al comando della gara. Beh, allora una gara molto molto bella, mi sono divertito molto i primi giri con i sorpassi e niente, abbiamo faticato un po' di più verso la fine oggi con una perdita un po' di aderenza al posteriore, però nonostante tutto siamo riusciti a tenere la vetta e la corsa, quindi tutto bene e torniamo a casa felici. Dopo l'appuntamento romagnolo di Misano, la F2 Italian Trophy è già pronta a tornare in pista il 29 e 30 aprile e il 1 maggio nel Tempio della Velocità di Monza, uno dei tracciati più veloci, dove l'aerodinamica la farà da padrona. Ma non solo potenza, anche precisione, coraggio e un piccolo di sana incoscienza che renderanno le gare ancora più entusiasmanti. Ormai mancano pochi giorni alla Targa Florio e la sua 100ª edizione è stata presentata ufficialmente presso la sede dell'Automobile Club d'Italia di Roma alla presenza del presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, del presidente dell'Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto e del direttore generale di ACI Sport Marco Rogano. Beh sì, non poteva passare inosservata questa coincidenza, peraltro, perché sono la 100ª Targa Florio nel 100decennale della sua prima edizione. Tutti sappiamo quanto sia importante la targa, che storia straordinaria abbia alle spalle e come un evento del genere sia riuscito nel tempo a sopravvivere nonostante siano mutate le condizioni, le norme, dopo il terribile incidente del 76. E quindi direi che è quasi un miracolo che un evento di questo tipo conservi questo grandissimo fascino e questa grande attenzione da parte dei media, di tutti gli appassionati, veramente di tutto il mondo. Abbiamo avuto subito la sensazione che quello che stavamo per fare era veramente apprezzato e gradito in tutto il mondo. Il fatto che venga qui il presidente Kent della Coca-Cola da New York per correre la Targa Florio, così come il presidente John Elkann, mi sembrano dei segnali veramente indiscutibili di che fascino abbia ancora questa straordinaria corsa. Una grande gara quindi che racchiude in sé quattro appuntamenti esclusivi, quelli con la Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia, la Targa Florio Historic Rally, la Targa Florio Classic e la Targa Florio Historic Speed. Dal 5 all'8 maggio potremo essere tutti protagonisti di una manifestazione unica che ripercorrerà le più fastose tappe della corsa nata nel 1906. Un impegno enorme che vede Automobile Club d'Italia, le sue donne e i suoi uomini impegnati al massimo per fare in modo che tutto si svolga al meglio e che tutto renda degnamente omaggio a quell'idea folle, a quel progetto lungimirante ma anche estremamente moderno e rivoluzionario di Vincenzo Florio, di assoluto rilievo l'impegno dell'ACI Palermo. Sì, certamente per noi questo evento della 100ª edizione è un evento molto importante, non soltanto perché testimonia un secolo di evoluzione dell'automobilismo che attraverso la Targa Florio ha visto l'evoluzione delle auto, dei motori, del design e delle auto da corsa, ma anche e soprattutto per un momento di rilancio del nostro territorio. Questa occasione è una grande occasione sportiva ed agonistica, una gara automobilistica longeva che compie 100 anni, ma anche una forma di riscatto per il nostro territorio che attraverso la Targa Florio cerca un momento di sviluppo e di rilancio delle proprie infrastrutture, del proprio turismo. Quindi vogliamo unire la corsa più antica del mondo al rilancio e al riscatto della Sicilia. A Cursa celebra 100 edizioni, un traguardo che è anche un primato assoluto, infatti non ci sono gare automobilistiche che vantino un numero di edizioni a tre cifre, numeri straordinari, come quelli anche della targa numero 100. Sì, nella parte classica arrivano partecipanti da tutti i paesi del mondo, devo dire che l'ho preso in considerazione, abbiamo dalla Turchia, dagli Stati Uniti, dal Libano addirittura,
per cui sicuramente ovviamente Svizzera, Belgio, Olanda, inutile che dall'Europa direi un po' da tutta la Gran Bretagna, da tutte le parti d'Europa, per cui questo sicuramente dà un grande respiro internazionale nella parte della classica. E poi c'è questa Historic Speed che celebra proprio i 100 anni, perché rivedremo su un tratto di strada di quella che era la Targa Florio, esattamente dalla località che ormai in Sicilia tutti chiamano Floriopoli, ossia la sede dei vecchi box delle tribune, fino all'abitato di Cerda, sono 6,5 km, dove macchine di allora che hanno vinto la Targa Florio con piloti che l'hanno vinta ritorneranno a far splendere queste vetture su questo tratto di strada, e credo che l'emozione dei siciliani non mancherà. La Targa Florio suscita quindi sempre le medesime emozioni. È l'evento atteso dalla sua terra e dalla sua gente per un intero anno, per vivere un'atmosfera unica fatta di avventura, sfida, agonismo e impresa sportiva, in un contesto di profonde tradizioni, incastonate in una terra unica, che sa offrire svariate sfaccettature in luoghi unici per natura, arte, cultura e tradizione, dove l'ospitalità è culto. Di particolare richiamo sarà la Targa Florio Historic Speed, parata che vedrà la presenza di piloti straordinari e di vetture che hanno fatto la storia più importante della corsa. Abbiamo la fortuna di avere, come ho già detto, macchine importantissime grazie all'Alfa Romeo, al museo storico dell'Alfa Romeo, grazie alla Porsche che porterà macchine del loro museo, grazie a collezionisti che hanno messo a disposizione, per esempio abbiamo una Ferrari 330 P3 che guiderà il mitico Vaccarella. Quindi abbiamo delle macchine fantastiche che da 30 anni, 40 anni, 50 anni non si vedono più in giro, con piloti importanti, grazie a Dio, ci onorano della loro presenza, e quindi credo che sia un appuntamento estremamente interessante. Siamo arrivati, gentili amici, ai saluti finali. Alcune piccole veloci cose prima di lasciarci. Vorrei ricordarvi le nostre diffusioni. Andiamo in onda in prima uscita il sabato sera alle 23.30, la domenica sempre alle 23.30, il giovedì dopo le 24, si tratta della notte tra giovedì e venerdì. Tutto ciò attiene al canale 18 del Digitale Terrestre. La prossima volta magari ci dilungheremo un po' di più parlando anche delle numerosissime repliche del canale 194, altrettanto seguito. Bene, vorremmo ricordarvi anche che prossimamente si disputerà ad Arezzo la fascinosa, mitica salita dello Spino. Riguarda appunto la velocità salita. Ci sono tante gare in questo periodo, scegliete quella che più vi corrisponde, a noi è piaciuto comunque sottolinearvi questa. Abbiamo così terminato, è tutto, la passione ci unisce alla 10ª puntata di Toscana TV Motori.